Vescovini, un istante solo, la faccio rispondere alla Morani, perché questa è una grande paura degli imprenditori, Morani, lei lo sa meglio di me. Sì, su questo ci stiamo, insomma, anche diversi colleghi della Commissione Giustizia hanno segnalato questa norma e con tutta probabilità cercheremo di... Chi l'ha partorita, mi scusi? Proprio per evitare sì, che ci siano dei problemi per gli imprenditori, stiamo appunto predisponendo un chiarimento della norma. Detto questo, io stiamo cercando, non capisco la sua faccia, sì, però l'avete partorita e poi guardate se risolvono Vescovini, accontentiamo dei risultati concreti. Stiamo cercando di venire incontro a quello che sta dicendo, non è che le sto dando torto. Con gli imprenditori parliamo quotidianamente e ci dicono quali sono le problematiche e noi cerchiamo di risolverle nel momento in cui ci vengono sottoposte. Detto questo, sui test sierologici volevo dare un chiarimento rispetto alla gara che sta facendo il commissario straordinario. Me lo dia il volo che devo andare in pubblicità. Sì, è stato scelto il test e quindi diciamo la gara è chiusa e naturalmente quelli che hanno partecipato a quella gara sono tutti test validati e le validazioni avverranno appunto su base regionale, per cui questa è una notizia molto importante, calma, naturalmente, notizia molto importante.